Salve. Molto lieta. Per ascoltare il vostro stato. Ecco, allora. Io solamente adesso più parlare con le persone che non fanno. Fantastico, ho visto che l'abbiamo attesa tanto. Sì. Però adesso vi impegniamo un attimo, sì, certo, dire. Certo. Aspettavamo posso farlo anche da qua, dobbiamo fare il quadretto televisivo. Beh, tu sì, dai, il quadretto. Salve, intanto le stringo la mano. Avanzini, CGL. Ma secondo me c'è una zero di stringo. Quando lei la campagna elettorale. Esatto. Adesso. E parlo anche del, dei lavoratori del teatro. Certo. Quindi no, le richieste sono quelle che lei ha nella lettera del 9 giugno. Le preoccupazioni lei sa sono notorie, sono soprattutto sulla eventuale permanenza del sovrintendente che è uscito. Se ne incorrono queste rocce per cui potrebbe rientrare dalla finestra. È l'espressione di un passato che non vorremmo ritornasse. Lei è quella che ha messo la bandiera in ufficio? No, chiedevo solo per comunicazione di entità. Giunge nuova questa cosa. È uscita una cosa che qualcuno ha messo una bandiera in ufficio per felicitazioni per il fatto che ha scaduto il termine del sovrintendente all'interno. Chiedevo, visto che non conosco ancora le persone, pensavo che anche fosse successo se lo fosse esatto. Io attaccassi, poi sarà una guassonata, però ma assolutamente, ma infatti l'ho chiesto solo per informazione, per capire. Sì, no, io sono uno dei disoccupati che ci passo per no, io non ne so nulla, ma forse ho capito meglio sorvolare. Quindi no, le questioni però mi sembrano veramente molto note. A noi troviamo perlomeno insomma la scena di oggi imbarazzante, il silenzio Ma non era stante le puntualizzazioni che erano di evidente tono polemico, sono molto più disponibile al dialogo diretto con chi ha i problemi. Quindi era già in previsione che io venissi giù, quindi sapendo che c'era questa agitazione, i termini di tempo, purtroppo io vi chiedo scusa se non vi ho ricevuto nei tempi corretti, ma anche immagino possiate capire quante vi posso far avere richieste di incontro ho, e quindi non ho fatto un torto a voi come non faccio torto almeno alle 150 persone che mi chiedono giornalmente di incontrarvi. Ci sono i tempi e i modi, senza nessun problema. No, questo era per rispondere all'incontro. Vengo ai vostri tempi. Esatto. No? Visto che è una scadenza temporale che implica l'incontro magari un po' privilegiato prima, visto che la settimana. Però in questo senso tutti hanno l'incontro privilegiato per le loro aspettative, che ovviamente i problemi a Parma sono tanti. Penso che sia così. Per quanto riguarda il Teatro Orecchio, di cui adesso andremo a fare un CDA, proprio per cercare di capire, era già stato tracciato. Ed è quello che abbiamo detto l'altro giorno, poi anche questo che è strumentalizzato perché l'assessore non ha detto che sono già stati regolarizzati, ma è stato detto, ci sono le registrazioni, lo facciamo apposta, è stato detto che era già stato individuato un percorso per stabilizzare determinate figure. Io poi non ho ancora analizzato nel dettaglio e non è detto che sia io come competenza, al di là di essere il presidente della fondazione, ad analizzare nel dettaglio, perché noi partiamo da un dissesto economico, quindi in un dissesto economico penso che sia evidente che non c'è lo spazio per fare qualsiasi cosa, ma si può fare quello che si può in quel momento. Era già stata identificata un percorso per alcune persone, arriviamo da 12 anni di sicuramente io non pretendo di conoscere tutti i problemi di Parma. Questo ci vuole un sicuramente conto. Sì, però non è che possiamo fare la trattativa sindacale così. Ma infatti nessuno vuole fare la trattativa. Volevo solo rispondere del fatto che nessuno vi sta ignorando, ma che io sono sempre molto allora, onesto in questo. Così, i problemi allora, non si risolvono da un giorno. Il sindaco della trasparenza ed arriva a Parma in questo modo, i verbali devono essere comunque concessi. Non è detto, stiamo verificando con il legale. No, non lo dico io, non lo dirò io. Lo dirà una perizia, perché io non sono. No, invece è così, perché visto che le leggi italiane non le faccio né io né loro. Se un legale. Se un parere io legale. Penso che cioè, facciamo dell'altro qui. Infatti, le stavo rispondendo in termini legali. Mi viene fatta una richiesta legale
io chiedo ai legali, visto che non sono avvocato, cosa è possibile? Cosa allora, è possibile? Però io le dico un'altra cosa. Se io non è che io faccio quello che voglio. Ma se io gli ho chiesto i legali, quindi può essere anche la rappresentanza sindacale, la richiesta dei verbali è stata su una sollecitazione nell'ultimo incontro del subcommissario Conforto, che ci disse la vostra facoltà a chiedere. Io ho già chiesto, sì, ai legali che mi hanno fatto una serie di... questa discussione. No, no, ma lei me l'ha chiesto e io gli ho risposto, sennò poi mi dite che non voglio pubblicare le verbali. Facciamo una figura, perché qui ci sono 16 lavoratori che aspettano di essere precarizzati. Ah. 16 lavoratori, sono 16 famiglie come lei immagina. Ma c'è non è che io ignoro i problemi, però posso dirvi sinceramente, strumentalizzare me per dire che i problemi che ci sono indiscutibilmente da anni io debbo risolverli in una settimana è una strumentalizzazione. No, ma lei sapeva quando è diventato sindaco che Parma certo, si presentava certo, con delle particolarità, no, tra cui anche il Teatro Regio. Capite che problemi sono tanti. I lavoratori del Teatro Regio però chiedono anche una cosa, chiedono un rinnovamento totale, un rinnovamento del CDA, un rinnovamento dei vertici, certo, cioè, ma chiedono CDA, un teatro nuovo. Questo possiamo darla come rassicurazione, si potrà arrivare a questo? Il rinnovamento CDA per forza, perché le persone, per quanto di competenza del comune, le porta il comune e per quanto è competenza degli altri soci fondatori, le portano gli altri fondatori. Quindi, cioè, sindaco, puoi escludere che 5. Puoi escludere che Medi venga riconfermato a qualsiasi titolo? Non posso escluderlo, sennò perché? L'avrei già detto, perché in sede di CDA dove si discute delle tematiche, ma lei tu lo presiedi? Ma aspetta, posso dire una cosa? Lo presiedi? Un secondo, voi che vi accanite su qualsiasi puntualizzazione. Ma l'avete fatto in campagna elettorale? Ma posso farvi una domanda? Voi fate le domande, sì. Ve le faccio anch'io. Voi che fate tutte queste puntualizzazioni su una o l'altra persona, siete sicuri di avere un quadro di insieme tale per cui è chiaro capire di chi sono le eventuali responsabilità del passato? Noi sì, lei? Noi ce l'abbiamo, ma lei invece ce l'ha il quadro di insieme? Sì, io penso questo, che c'è una visione di insieme che... Posso chiedere, noi ne sappiamo qualcosa? Forse sì, che ne dice? Però posso dire che negli ultimi anni li abbiamo vissuti molto. Cioè, neanche una mail di risposta per fissare l'incontro, comunque. Faccio notare. Cioè, il 6 luglio ci incontriamo, per dire. Dal 9 giugno. Adesso, stanti gli impegni che ho, non riesco a dare un arco temporale serio. Visto che io rispondo quando ho un arco temporale serio, adesso tutta una serie di scadenze, tra cui quella che si verifica sabato, e tra cui tutta un'altra serie di scadenze, anche contrattuali, per cui ci sono delle priorità. Quindi in sede di CDA vi daremo tutte le risposte necessarie. Quindi quella è la sede, visto che è una settimana che dico, perché invece scadenze le davano, visto che quando è una settimana che dico al CDA avrete delle risposte in un verso, una domanda che discorso però la rappresentanza sindacale, però che chiede, cioè l'istanza dei lavoratori per andare al CDA, no? Allora no, è un incontro per lavoratori, non per i giornalisti. No, è anche quello, esatto. Allora, tra l'altro i tempi del consiglio sono quelli del consiglio, li avrò già incontrati, quindi direi che è più che sufficiente. Ho usato la pausa, esatto. Io ho mai detto che non vi do un appuntamento, no, però vi do un appuntamento, visto che adesso in questi giorni si rincorrono le scadenze. Domani sarà l'ultimo assessore, dopodiché sicuramente avrò anche dei momenti in più, perché non dovrò occuparmi anche dei problemi legati al sociale, le cose che erano scoperte. E la nostra fretta è nell'avere un incontro anche per esperienze e peculiarità di determinate criticità che non mi sembra che le passate amministrazioni abbiano citate l'inesperienza. Sì, ma ti sto dicendo per caso che stai sbagliando? Assolutamente no. Ti sto dicendo però che secondo me avrei ricevuto delle informazioni relative al Teatro Regio, le avrei ricevute da chi ti ha preceduto, ti assicuro a qualcuno, sicuramente secondo me sulla GO, su chi portare avanti il Teatro Regio, parlare anche con interrotto la registrazione, sicuramente un motivo per farlo. Se ti dicono determinate cose su determinate persone, non è perché facciamo così. La macchina prima del CDA, va bene?
Ok. No, l'importante non è non metterci davanti il fatto. No, però è stata tracciata dal punto di vista economico è una strada, che prima di rivederla, ovvio che va verificata la sostenibilità delle cose. Cioè non faccio promesse, non mantengo. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Che è? Non solo, anche la dirigenza. Anche la dirigenza, anche la dirigenza. Vi hanno votato, buona parte di questi lavoratori vi hanno votato per trasparenza, partecipazione e queste grandi parole. Però quello che voi mi chiedete, che vi chiedo volentierissimo, trovandoci uno spazio, quello che vi chiedo è di illustrare, posso dire una cosa? Ma non c'è problema, lo fate e io vi rispondo. Quello che vi chiedo però è di espormi il vostro problema, non di attaccare qualcuno solamente per qualche motivo. No, la tematica iniziale è stata lei non conosce tutto perché no, c'è. No, io te l'ho spiegata diversamente, nel senso tu sono d'accordo. Allora ti chiedo l'ultima cosa, poi dopo se vuoi puoi anche non. Dai, chiedo, tu come sindaco, tu come Pizzarola, se dovessi votare oggi resta Meli o hai qualche altra idea? Come sindaco, poi il consiglio d'amministrazione io deciderà. Io, tu ci avevi detto delle cose. Io ho assolutamente tante idee in testa, però si concretizzano e le dico dopo che sono passato dal CDA. Per dirlo prima, ma è vero che c'è una parte. Voi aspettate in fondo, no? È vero che voi vedete che prendete prima.